Eccoci di nuovo assieme per l'appuntamento con Telebelluno Agenda. Vediamo le proposte di mercoledì 18 gennaio. Parliamo adesso di un'iniziativa che viene proposta al Liceo Lollino di Belluno. In particolar modo mi riferisco ai pomeriggi di studio assistito con gli insegnanti tutor. Fino alla fine di gennaio, ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 16, le porte saranno aperte anche ai ragazzi e alle famiglie che volessero conoscere più da vicino la proposta didattica ed educativa del Liceo Lollino. Potranno così visitare la struttura o semplicemente conoscere gli studenti di docenti. Un'occasione per tutti, compresi i neo iscritti, che potranno così avere un'esperienza diretta dell'attività che viene fatta a scuola. L'appuntamento quindi a Lollino con le porte aperte per lo studio assistito e in questo caso nella giornata di mercoledì 16 gennaio, come detto, dalle ore 14. Adesso andiamo avanti con le iniziative e veniamo ad un'anticipazione per un evento che si svolge nella giornata di venerdì 18 gennaio. Parliamo adesso del convegno dal titolo Cambiamento climatico, tempesta Vaia, i boschi fragili raccontano appunto il cambiamento climatico. Questo convegno si svolgerà nella giornata di venerdì 18 gennaio alle ore 18 presso l'Auditorium Cosmo di Pieve di Cadore. Numerosi sono i relatori che vi prenderanno parte, in particolar modo appunto per la tavola rotonda, come Anselmo Cagnati, nivologo del Centro Valanghe di Arabba, Sandro Carnier, oceanografo e divulgatore scientifico, Paola Favero, forestale, comandante del reparto Carabinieri Forestali per la Biodiversità, nonché scrittrice. Numerosi i temi al centro della riflessione, come per esempio gli alberi e le foreste si sono evoluti in migliaia di anni per raggiungere il massimo equilibrio con l'ambiente che li circonda, ma qualcosa sta cambiando e troppo rapidamente perché si possano adattare. I relatori ci presenteranno appunto il clima che sta cambiando sulla Terra come nelle vicine Dolomiti, mentre i boschi fragili ci circondano che ormai non c'è più tempo. Ci ricordano che ormai non c'è più tempo, quindi un'analisi su quelli che sono i cambiamenti climatici. Parliamo adesso di un'altra attività che si svolgerà anche in questo caso nella giornata di venerdì 18 gennaio e vi parlo di un'altra conferenza dal titolo Architettura sacra e patrimonio mondiale dell'UNESCO, i luoghi sacri Baha'i in Israele. È questo il titolo della conferenza che si svolgerà venerdì 18 gennaio a partire dalle ore 17 presso il Centro Congressi di Piazza Piloni 11 in Sala San Vittore. L'appuntamento è libero, ovviamente per tutte queste iniziative che ricordiamo l'appuntamento è libero, tutti sono invitati a prendervi parte. E noi abbiamo concluso così anche per oggi l'appuntamento con TBD Agenda, ci rivediamo domani.